Davide ha 40 anni, vive nel condominio Acer di via Torricelli a Bondeno. È una vittima della crisi economica, ha perduto il lavoro ed è stato costretto a chiedere aiuto. Da quanto tempo lei abita in questo condominio? 3 anni e mezzo. E come mai ci è arrivato? Perché sono uscito di casa con la ragazza che con una bambina piccola, abbiamo perso il lavoro e quindi dopo sono stati più capaci di sollevarci e ci hanno dato a casa popolare. Che lavoro faceva lei prima? Lavoravo come invalido in una ditta di carpenteria pesante. Quali erano i suoi... Io facevo le pulizie, facevo il jolly, facevo le pulizie, davo la mano agli altri, soldare, puntavo, andavo sullo gru, facevo quelle piccole cose lì. E poi cosa è successo? La ditta è fallita e io essendo come invalido sono stato uno dei primi a essere messo a casa. E poi quanto tempo è passato per trovare l'assegnazione della casa? Tra l'assegnazione così sarà passato neanche un annetto, perché dopo, essendo una famiglia giovane, essendo avendo tutti i parametri giusti per entrare, sono stato uno dei primi. Ha perso il lavoro contemporaneamente anche la sua compagna? Esatto. Nel giro di 4-5 mesi ho perso il lavoro anche lei, tutti e due allo stesso momento, con una bambina piccola appunto. La bambina aveva 4 mesi e tutti e due a casa, stringi, ma non ci siamo più riusciti ad andare avanti e siamo stati costretti a far domanda. Avere la possibilità di contare sulla casa, cosa ha significato per voi in quel momento? Beh, in quel momento è stato un bel aiuto per pensare alla casa popolare, essendo in crisi, per noi è stato un bel aiuto. Davide vive al secondo piano di questo condominio di 9 famiglie. La signora Cesarina, invece, di origine calabrese ma residente da sempre a Bondeno, vive con il marito, ex tappettiere in pensione, al piano inferiore. Ha 80 anni la signora, ha passato la vita in campagna, ma continua a darsi da fare in ogni modo. Da quanto tempo siete qua e perché? Da 3 anni, perché siamo state sfrattate dalla casa dove eravamo. E come mai sfrattati? Perché la signora è morta, la padrona ha lasciato tutto alla curia e la curia le è servita la casa. E quindi siete arrivati qui 4 anni fa? Sì, il reddito ne abbiamo poco perché mio marito tira la minima, che fa sempre l'artigiano. Io sono andata in campagna, sono una media. Io sempre in campagna e mio marito ha fatto il tappezziere. Tante ottomane, tante poltrone. Vedo però che lei mantiene un'attività molto intensa, vero? Sì, perché a me piace, a me far niente non mi piace, non riesco. Io lo faccio fino all'una, alle 2 di notte, sempre. E quindi che cosa fa? Ricamo, cucio, tutto così. Faccio qualche vestito, qualche camicia, un po' di tutto. Non bene, ma un po' di tutto. Faccio i galli, prendo i pentola. Il condominio Acer di via Torricelli a Bondeno, 9 alloggi in edilizia residenziale pubblica, è stato consegnato il 23 luglio del 2013. Per la sua realizzazione erano disponibili risorse pari a 1.150.000 euro. I lavori cominciarono a maggio 2009 e si conclusero in dicembre 2012, nell'ambito del programma Progetti di Quartiere, coordinato da Acer in collaborazione con il Comune di Bondeno. Questo condominio ce lo descrive un po'? Ci sono 9 appartamenti. I tre dei quali sono grandi e altri 2 e gli altri 6 sono un po' più piccoli, però ci sta una famiglia normale dentro. Come sono i rapporti tra le persone? Cerchiamo di andare d'accordo tutti, più o meno. Certo che mettere d'accordo 9 persone non è facile, c'è sempre qualcuno che è contrario, però con buone maniere riusciamo sempre a gestirci e andare d'accordo. Lei fin dall'inizio fa il coordinatore, diciamo, sì, di questo condominio. Che cosa comporta questo? Mette a avere il telefono e mettermi d'accordo con l'ACE su certe cose. Per tutto esempio? Ciò c'è da fare il cambio delle lampadine che si sono bruciate, o chiedi alla gente che ti servono dei soldi, metti fuori 2,50 euro per una lampadina e quando ce li hai li vai a comprare, le cambi. Quelle cose lì sono. Lei ha tappezzato tutto a Bondeno, se ho capito bene. Tutto a Bondeno, per 64 anni. Mi racconta un po' del suo lavoro. Oddio, il mio lavoro è stato da poveri.
da poveretti, con mantenere la famiglia, ma non da ricco, da povero, ecco. Mm-hmm. Mia moglie lavorava e andiamo avanti. Aveva studiato la figlia, poi con un po' di fatica, ecco. Siamo arrivati a 80 anni. Arrivati a un'età abbastanza avanzata, avete dovuto mettervi in cerca di casa? Sì, purtroppo sì. E com'è stato? E abbiamo imparato che c'era questa qui, abbiamo fatto domanda e siamo stata accettata. Cosa ha significato avere, poter contare nuovamente su una casa? Ci sarà stato un momento di preoccupazione, immagino? Sì, perché era 50 anni che eravamo in piazza, quindi ci ha dispiaciuto molto venire via. Però non si poteva fare altro. Gli affitti di Bondeno sono tanti e noi tiriamo 1,4 milioni appena in due, quindi non possiamo permetterci una casa da 500.000 o più. A parte che qui sono andati su adesso. E quindi avete avuto la possibilità di venire qua? Sì. Com'è la vita qua? Ma si sta bene, io mi trovo bene con tutti, qui la gente, con tutti, io mi trovo bene con tutti, tutta brava gente per me. Qui in casa mia vengono tutti. No, io mi trovo bene con tutti. Per andare d'accordo in un condominio di 9 famiglie, che cosa bisogna fare? Oddio, io non faccio niente. Qualche volta vengono in casa, prendiamo un caffè insieme, un tè, niente. Ogni tanto vengo da vedere, nel mio vero, in capirò. Persone giovani e persone anziane? Sì. Andiamo tutte d'accordo proprio. A parte che proprio giovane e giovane ce n'è una solo lì giù. No, andiamo d'accordo, siamo contenti. Io sono contenta di tutti, della gente. La qualità della casa com'è? Beh, la qualità è molto bella la casa, però è piccola. E c'ho la camera da letto che devo passare così di fianco. Sarebbe stato un mezzo metro in più, era molto meglio. Piccolina, hanno fatto le cose, perché io se le dico, quando fanno questi progetti non ci vuole un uomo geometra, ci vuole una donna di casa. Allora sì che lei sa come muoversi. Lei avrebbe saputo farla, progettarla. Io penso di sì, io sono un po' ignorantella, però penso di saperlo un po', più di un uomo, ecco. La signora Cesarina dunque si rende disponibile in futuro a collaborare alla progettazione delle abitazioni Acer. Resta il fatto che la casa continua ad essere il principale punto di riferimento per chiunque si trovi in difficoltà economica. Dal punto di vista della qualità, diciamo, abitativa, com'è? Beh, io che ero abituato in mezza campagna, stavo meglio là. Adesso però non si sta male, Cioè, io sono qua su, la gente... Io non sto bene, ecco. Non sento casino, sto benissimo. E intanto tu stai cercando lavoro di nuovo? Esatto, io sto cercando lavoro. Non è facile? No, assolutamente no. Anche perché io, essendo invalido, dico a tutti che è più facile, ma non è facile. Perché tutte le ditte hanno il minimo indispensabile operai e te ti serve, serve 25 persone, mi sembra, come per andare dentro e tutti hanno il minimo numero di operai. E ora ho gente che ti risponde male, insomma è un disastro. Avere la casa è un punto di riferimento importante? Per me sì, in questo momento, sì. Per me ho una casa sotto, una casa dove vivere.